Mario. Senta lei, se è per la cifra ci mettiamo d'accordo. Guardi, ne parliamo in un altro momento. Ha detto Righetto che va via. Sì, lo so. Ma se non ti metto più in collegio, sei contento? Sei contento? Sì. Se non parto più, se decido di star qua, ti piacerebbe, di? In qualche modo ci si arrangia. Sei grande. Ci potremmo organizzare. I nonni ci darebbero una mano. Ti piacerebbe? Senta. Allora... Scusi, non ho tempo adesso. Volevo dire per la casa, non è il momento. Ci devo pensare. Che vuoi fare, Mario? Vuoi andare su automobiletto? No. Tutto sta che diventiamo amici. Sì. Tutto sta che diventiamo amici. In Africa, in baracca, c'era uno che lavorava con me laggiù. Ci arrangiavamo in tutto. Pure per cucinare. Vuoi che proviamo a stare insieme? Certo, se sto qui devo cominciare a trovare lavoro. Ma se vado via altri 2 anni, che ne so se mi riconosci ancora quando torno. Tu che ne dici? Devo restare finché non sarai grande. Poi magari sarai tu a lasciarmi. Vuoi andare sulla giostra? Guarda, scegli, dove vuoi andare? Perché Righetto parte? Non lo so. Se te l'ha detto. Sì, mi ha detto che parte. E che ti vuole tanto bene. Ma intanto ci sto io con te. Sì? Sì, certo. Ti piace lo zucchero filato? Vieni. Prego. Allora hai deciso? Dove vuoi andare? Là. Sugli aeroplani? Oh, lo sai che Righetto c'aveva paura? Eppure io ho paura. Io ho paura a salire su quell'aeroplano, sai? Guarda come girano forte. Quelli sono veri. E chi ce va lassù? Non è vero che c'hai paura. Sì che c'ho paura. E tu scherzaci. Andiamo un po'. Me porti te però. Eh? Sì. L'aeroplano lo guidi tu. Capito? Oddio. Dammi la mano. Oddio. Ma davvero Righetto ci aveva paura? Sì.